la celebrazione delle 400 presenze con questa maglia, un gol, la vittoria, una nota pubblicità ti direbbe what else, che cosa potevi chiedere di più una serata così? No, vabbè, l'avevo detto prima quando ho ricevuto la maglia e la targa, il modo migliore per festeggiare è vincere e fare gol. Ci siamo riusciti tutti insieme da squadra come abbiamo iniziato e dobbiamo solo stare con i piedi per terra, passare la testa e lavorare perché la strada è molto molto lunga. Senti, ci porti un po' nella tua testa, perché quando cantano tutti c'è solo un capitano in uno stadio così, che cosa si prova? È un'emozione indescrivibile che ho sempre sognato. Me lo sto godendo, io sto cercando di ripagare la fiducia nelle prestazioni e aiutando la squadra a arrivare al risultato ogni domenica. Non so se te ne sei accorto, ma nel pre-partita, forse per errore, forse per qualche altro motivo, è apparso il tuo nome nella presentazione delle formazioni, ma col numero 10. È una curiosità che ti racconto. Che no, effetto no, ti fa? No, io c'ho il mio numero 24 e 10. Non si do che è stata la maglia di una leggenda che la Nera Napoletani ci ha portato sul tetto del mondo, ci ha fatto sognare, è giusto che rimanga nel cassetto e è una maglia, ti ripeto, una maglia che non si può toccare, è del nostro idolo, è giusto così. Sembrate che vi divertite veramente tanto in campo, anche da dentro è così, stasera abbiamo visto tu nel giocata, addirittura ho visto un tacco di culibalì in area di rigore, è questa la sensazione? Sì, noi quello come prepariamo le partite in settimana, il mister cerca di farci divertire e lavorare, perché uno se lavora dopo si diverte e poi si vede in campo che lavoriamo in settimana, è quello che ci chiede il mister. Ti ripeto, io da capitano posso solo dire che bisogna stare tranquilli, con i piedi per terra, la testa giù e lavorare, perché come ho detto la strada è molto in salita. L'anno scorso ci siamo rimasti male per un punto, per una vittoria mancata all'ultima con Verona, non siamo andati in Champions. E fa ancora male. I nostri tifosi si aspettano tanto da noi e noi quest'anno dobbiamo ripagare la loro fiducia. Chiudo velocissimo, quanto assomiglia a questa squadra a quella di Sarri, che è arrivata a 8 vittorie consecutive e a tanto così dallo scudetto? No, io penso sono due squadre diverse, due allenatori diversi e due squadre diverse. Noi cerchiamo di esprimere il gioco del mister Spalletti perché ci ha preso che l'anno scorso non abbiamo chiuso un ottimo campionato, sapeva che eravamo un po' delusi partecipando all'Europa League, però ci sta tirando su e noi dobbiamo solo seguire perché lui ha esperienza e ha allenato grandi squadre, grandi campioni, giusto che seguiamo a lui.